Salvatore Internato. Grazie, io ringrazio in modo particolare Enzo perché mi ha proprio tirato dentro. Io sono sempre un po' così, un po' emozionato quando devo parlare di Rosselli, perché la conobbi quando cominciavo a credere di poter scrivere poesie. E io però ero molto giovane, da Rosselli era già alla fine degli anni Ottanta, aveva diciamo alcuni problemi fisici, psicologici abbastanza accentuati e mi fece una grande impressione. Allora ero un grande lettore io di Volponi e conobbi infatti anche Volponi in queste che allora venivano organizzate ad Arezzo, le confluenze, Volponi, poi venne Pagliarani, Antonio Porta e altri. E la cosa che mi colpì perché sentivo in lei qualcosa di assolutamente enigmatico. In seguito io avevo cominciato a fare l'università, quando mi occupai per la prima volta del Rosselli, perché lei mi diede un suo, diciamo alcune pagine di un suo prosetto esplicativo che non aveva inedito praticamente, io poi lo pubblicai su una rivista letteraria introducendolo con un commento. Dicevo, quando cominciai a occuparmi di Rosselli avevo circa 25 anni, bene, ovviamente il primo saggio che viene alle mani è sempre quello di Pasolini, si parte sempre da Pasolini, il famoso saggio introduttivo su Menabore 63, con cui lui presentava quella che sarebbe stata una selezione delle poesie che poi finirono nelle Variazioni belliche nel 64. E Pasolini parla sì del lapsus, forse noi ci siamo un po' fermati sul lapsus, però poi in verità anche ridimensiona tutto il discorso del lapsus, e invece parla anche di mistero, parla di mistero della Rosselli, per lui era qualcosa di misterioso. Però la cosa che negli anni ho poi rivalutato è questo, che a lungo, in verità anche nel contesto in cui avevo conosciuto la Rosselli, sembrava che Rosselli fosse un po' come trascinata, diciamo, da quella corrente neosperimentale. In verità poi rileggendo ancora oggi pomeriggio, perché prima di aver riletto ancora, ormai è un testo che conosco quasi, posso dire, a memoria, ormai questo volumetto dal quale però manca, questa è la prima antologia di Rosselli, manca però ancora Slip. E dicevo, la vena lirica a me sembra sempre più evidente, non lo so perché, ma ed è coniugata in una maniera davvero appunto misteriosa, enigmatica, con la vena, lo dico sperimentale, ma sicuramente di ricerca, cioè c'è ricerca e c'è lirica, ed è un esperimento questo, o una soluzione davvero molto interessante per la storia della poesia italiana del Novecento. In genere i poeti sono un po' più lirici, un po' più di ricerca, invece nel Rosselli c'è questo equilibrio straordinario. Ora io vorrei parlare, non vorrei proprio parlare del mio contributo, in verità quel contributo io addirittura l'avevo pensato senza note, poi giustamente Enzo mi ha detto ma qualche nota ci vuole, perché voleva essere un contributo non accademico, ecco, voleva essere quanto più possibile leggero, quindi quasi addirittura all'inizio ho pensato a partire da un ricordo o anche una poesia che ho dedicato alla Rosselli, ma in una raccolta che come non ho portato, pubblicato ormai quasi 10 anni fa. E dicevo dunque un testo, un contributo leggero, e in verità poi mi piacerebbe adesso ricordare la Rosselli qui non in maniera accademica, assolutamente no, già tante volte la spiego in massacro un po' ai miei studenti, perché certe volte si trovano di fronte anche quelle poesie che possono sembrare più semplici come quella Tutto il mondo è vedovo, in verità non è facile da spiegare, però alla fine cattura. E quindi non voglio fare nessuna lezione accademica, ma soltanto un ricordo con voi. Un ricordo è parlare così un po', diciamo, non dico di me, ma di come la rilettura di Rosselli può diventare ogni volta, direi, nutritiva. Ecco, io questo pomeriggio, scusate se faccio riferimento a questo pomeriggio, sembra che abbia organizzato questo, stia parlando un po' impromptu, all'improvviso, ecco, per citare Rosselli, in verità ho ricominciato a leggere il libro dalla fine, invece di leggere all'inizio, e in genere uno parte sempre dall'inizio, come in effetti ho fatto per il contributo, tant'è vero che mi sono fermato alle mie pagine, perché la cantilena per Rocco Scutellaro è nelle prime pagine, dopo negli scritti, nei primi scritti.
E no, ho cominciato dalla fine, e allora ho cominciato dalla fine, ovviamente saltando Sleep, che è un'edizione a parte, non ho portato in questa edizione, i testi che all'inizio mi venivano erano proprio quelli che all'inizio sono stati anche detti, c'è un po' come una sorta di, diciamo, nella quale esplode un po' la serializzazione, ma anche i testi che venivano ormai, testi di documento soprattutto, nel quale la realtà si diventa sempre più nitida, sempre più raccolta, mentre nella serie ospedaliera, meglio ancora nelle variazioni belliche, lo scontro con la lingua, o meglio ancora con la scrittura, perché qui ci sarebbe anche da fare una piccola così parentesi, cos'è la lingua, cos'è la scrittura, Rosselli è una poetessa che scrive in tre lingue contemporaneamente, basta vedere il Diario Ottuso, un libro incredibile, straordinario, unico, forse non dico nella letteratura italiana, ma direi nella letteratura europea, più unico che raro. Ci possono essere, da quanto mi dicono i miei amici comparatisti, anche testi in due lingue, ma in tre lingue è davvero molto difficile. Quindi è un'autrice che usa in verità una sola lingua, una lingua che si articola poi, usate il bisticcio di parole, in tre lingue, che sono italiano, francese e inglese. Alla fine il canale privilegiato diventa l'italiano. Il problema della Rosselli non è tanto la lingua, come potrebbe essere per me scrivere in francese, perché sarebbe un problema, o l'inglese, diciamo, non essendo la mia madrelingua, il problema è la scrittura. E nella scrittura queste tre lingue si confondono, si mescolano, si avvinchiano e si metamorfosano l'uno nell'altro. Allora dicevo che invece, partendo dalla fine, i testi che mi venivano prima subito da segnalare, e come mi è solito fare, da biffare, come dire, questo qui me lo rileggo, questo qui mi può tornare, come dire, da stimolo, da ispirazione per la mia poesia, per rivedere alcuni, prima diceva la Sonia Caporossi, per esempio l'uso della Jean-Dumas. È giusto, l'uso della Germania è un problema grosso, non soltanto per il Novecento, anche per esempio era molto biasimato l'uso della Germania dai classicisti francesi del Seicento. Dicevano, ma tutti questi italiani che usano la Germania, era Tasso, era uno dei poeti più detestati perché usava troppo la Germania, per dire. Ecco, allora, ecco, ci sono queste osservazioni tecniche, stilistiche, che rileggendo poi la Rosselli, non riguardano ovviamente la Germania, ma altre cose, l'uso degli aggettivi, l'uso certe inversioni sintattiche o anche l'unitore di certe immagini mi vengono così da citarle. Ecco, non lo so, una poesia che io mi sono segnalato, e siamo naturalmente in documento qui. C'è come un dolore nella stanza ed è superato in parte, ma vince il peso degli oggetti, il loro significare, peso e perdita. C'è come un rosso nell'albero, ma è l'arancione della base della lampada, comprata in luoghi che non voglio ricordare, perché anch'essi pesano. Come nulla posso sapere della tua fame, precise nel volere, sono le stilizzate fontane, può ben situarsi un rovescio di un destino di uomini separati per obliquo rumore. E ecco, è una poesia che ogni tanto ci torno, che cerco di spiegare a me stesso, nella quale ci sono delle ripetizioni, questo c'è come un dolore, c'è come un rosso, e poi le prime due strofe, e poi l'ultima strofa invece che prova a spiegare la verità, costituisce ancora un'altra formidabile ricostruzione simbolica del messaggio. E in questa ricostruzione emergono delle immagini che a me personalmente mi colpiscono, come a parte le stilizzate fontane, dice, può ben situarsi un rovescio di un destino di uomini separati per obliquo rumore. E questo è l'obliquo rumore che separa gli uomini. Quale sarà l'obliquo rumore? Questo è il secolo dei rumori, naturalmente. È un rumore che evidentemente non ci mette in una condizione di stare dritti l'uno davanti all'altro, ma come in situazioni sghembe. La, nella seguente,
nella pagina seguente un'altra poesia mi aveva colpito, questa siamo addirittura quasi ai confini della lirica, ma mi piacerebbe leggere quest'altra. Dunque c'è quella lì famosa che finisce con "ho finito di scrivere, continuo". Ecco, una poesia che avrei letto volentieri, però poi è stata interpretata dalla Tiziana: perdonatemi, vi amo, vi avrei amato, eccetera. Questa qui è anche straordinaria. Dicevo, ce ne sono diverse. Questa qui, mille piccoli, scusate c'è la luce, appunto qui qua, mille piccoli oggetti delicati, la falce e il martello sono divenuti punti interrogativi. La mia vita privata è un best seller e i miei romanzi d'amore sono luride facilitazioni e io ne riconosco le prove. La neve scende, piana, svolazzando contenta, il mio cuore si rabbuia attentamente, si contrae e si perdona con uno schiaffo fatto su misura. Oh, il vento è leggero e non vuol disturbare l'ordine della pace in terra.